O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, questo fuoco nuovo, e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue piaghe sante, gloriose, ci protegga e ci custodisca Cristo Signore. Amen. La luce di Cristo, che risorge glorioso, disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio.
Cristo, luce del mondo. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente il suo annuncio pasquale, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta esprime il canto con l'esultanza dello Spirito e inneggiare il Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui ha liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu solo hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo. Frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, o Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Potete spegnere le candele.
Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutta, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne, e la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona.
Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattino, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona, e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Signore, a rinnovare la terra.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello e poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Ringraziamo, grazie a Dio. Proteggimi, oh Dio,
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fumo, di fuoco, di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri,
così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato
preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo, per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione perché non dovrai temere, dallo spavento perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Esaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetate, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ad essa, corre. L'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna Giacobbe e accoglila, cammina allo splendore della sua luce, non dare a un altro la tua gloria né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita
timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, l'ha resa impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncio alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro.
Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza. Secondo il tuo disegno eterno, tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, gloria, gloria.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della resurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui, nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti dal peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Hallelujah.
scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrato nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È passato il sabato, il giorno del silenzio, il giorno dell'attesa, è passato il venerdì, il giorno della morte, il giorno di tutti i supplizi di questo mondo che si sono scagliati sopra il servo, sopra Gesù, passa il dolore di questo mondo. Cioè dire c'è un fine anche ai tormenti, per quanto dura possa essere la vita, per quanto amaro possa essere stato quel tempo della passione del Signore, bene, anche quel venerdì santo è passato, anche quel sabato santo è passato e c'è una vita che fiorisce, una vita che continua, una vita silenziosa che è rimasta sepolta lì per 3 giorni nel sepolcro, ma che adesso il Padre rialza, ridesta. Sì, una vita silenziosa, perché Gesù, anche crocifisso, Gesù abbandonato, Gesù sputacchiato, Gesù beffeggiato, Gesù insultato, abbandonato e crocifisso, ha continuato ad amare. Avrebbe potuto reagire con il giudizio, scagliandosi contro gli uomini e non accettando la volontà del Padre, ma lui ha continuato ad amare.
E quindi una vita silenziosa è rimasta a fremere nel suo cuore, anche appunto nonostante i dolori della morte, nonostante la croce. Una vita silenziosa che sta lì e sepolta come un seme che sembra morto, inerte, ma che in realtà lentamente riprende vigore. E così è passata questa Quaresima, è passata questa Settimana Santa, sono passati questi giorni amari del Venerdì Santo e adesso siamo in un giorno nuovo, in una settimana nuova. Siamo passati dalla Quaresima e dalla Settimana Santa alla Settimana Pasquale, l'inizio di un nuovo cammino, l'inizio di un nuovo percorso in cui Maria di Magdala, la Maddalena, la donna peccatrice che Gesù aveva prima perdonato e ora guarito, insieme ad altre due donne, Maria, madre di Giacomo e Salome, si recano di buon mattino al sepolcro dopo aver comprato oli aromatici per ungere il corpo del Signore. Di buon mattino, il primo giorno di quella settimana assolutamente nuova che avrebbe cambiato l'esito della storia. In questa Settimana Santa mi sono mancati molto tanti sacerdoti che in questi mesi ci hanno lasciato, padre Vito Filippi, padre Mario Viola, padre Stellino, padre Eliseo, padre Adragna. E pensavo, considerando anche la storia di queste tre donne, Maria di Magdala, ecco che loro non ci sono più, i loro corpi sono morti, eppure c'è un annuncio che continua, c'è una vita che continua. Ecco, queste donne, anche quando hanno perso la persona più cara, che è Gesù, il Signore, il Maestro, hanno continuato ad amare. Anche quando tutto sembrava svanire, tutto sembrava un fallimento e la disperazione regnava incontrastata, loro hanno continuato ad amare. Poi sono venute a mancare pure loro, sono morte, ma c'è una vita che continua, c'è un messaggio che continua. Allora anche se i corpi si disfanno, c'è una vita che procede in noi, attraverso noi, ma anche oltre noi. E allora quel messaggio di 2000 e più anni fa continua a viaggiare nella storia e a raggiungere tanti cuori. I corpi si disfanno, ma c'è una vita, c'è un alito, c'è un soffio vitale, c'è l'amore di Dio, c'è l'annuncio del Vangelo che continua. E queste donne, dunque, Maria di Magdala e le altre due donne, vanno al sepolcro. Alla fine della vita restano le relazioni che tu hai saputo costruire. Sì, le relazioni. Questa donna che va al sepolcro è una donna peccatrice, perdonata, ammalata e guarita. Questo incontro con Gesù che le ha cambiato la vita fa sì che adesso, anche se lui giace morto nel sepolcro, ecco, vi è una forza di attrazione che spinge queste donne ad andare al sepolcro. Pensano di essere sole, pensano di non avere speranza, non hanno più il sostegno della loro vita. Gesù, si chiedono con il volto triste, il cuore chiuso, gli occhi bassi: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Ma sul loro cuore c'era una pietra ancora più grossa, ancora più pesante, più difficile da distruggere o da lasciare rotolare via. Eppure quando arriveranno a quel sepolcro scopriranno qualcosa di nuovo e scopriranno soprattutto che in quel mattino non sono state le sole ad andare al sepolcro. Trovano lì già un'altra figura, un altro personaggio, un giovinetto. È lo stesso giovinetto che ricordiamo domenica scorsa, Domenica delle Palme, quel giovane che quando Gesù fu arrestato cercò di restare accanto a Gesù, gli acciuffarono il mantello e lui dovette scappare via nudo. Trovano quel ragazzo lì, le donne dunque e i ragazzi. Ecco, non gli apostoli, ancora non hanno fatto la loro comparsa gli apostoli, ma ci sono le donne con il loro amore, con il loro affetto, la loro delicatezza, e poi c'è anche un ragazzo. E mentre considerano queste cose, chi potrà fare rotolare via la pietra all'ingresso del sepolcro, a un certo punto alzano lo sguardo. Per me è stata Pasqua oggi pomeriggio, quando mi sono chiuso in camera per un'ora e mi sono fermato su questa pagina, la pagina conclusiva del Vangelo di Marco, e notavo questa mestizia, questo sguardo basso di queste donne. Eppure a un certo punto loro, quando alzano lo sguardo, si rendono conto che già qualcosa è accaduto,
ed è accaduto senza il loro intervento, nonostante loro e la loro tristezza. Già Dio ha compiuto qualcosa di nuovo, è avvenuto qualcosa che ha cambiato già la storia. Alzano lo sguardo e osservano che la pietra era già stata fatta rotolare via, benché molto grande. Sì, alzano lo sguardo e osservano. Per la loro è semplicemente un'osservazione. Cosa è successo? Quella pietra che sbarrava il sepolcro e che pensavamo dovesse impedirci di accedere al corpo del crocifisso Gesù, ecco, non c'è più. E allora quelle donne cosa fanno? Entrano nel sepolcro, entrano nel sepolcro. La seconda lettura, la lettura paolina, l'epistola che è stata letta poc'anzi, ci dice che anche noi nel battesimo ci siamo immersi nella morte del Signore per essere partecipi come della sua morte, così anche della sua vita e della sua resurrezione. Queste donne entrano nel sepolcro, restano solidali a Gesù. Chissà quante volte non sarà capitato anche a noi in questa Quaresima di vivere un momento accanto a Gesù. Un momento accanto a Gesù flagellato, un momento accanto a Gesù insultato, un momento accanto a Gesù crocifisso, dietro un'incomprensione, dietro una umiliazione magari assolutamente gratuita. E quante volte avremmo cercato di reagire di stizza e di istinto, ma abbiamo detto: Signore, voglio stare con te nella croce. Ecco, questo significa entrare, stare nel sepolcro. Eppure, entrati nel sepolcro, vedono che non sono le prime e le sole essere entrate in quel sepolcro, ma già lì vedono un giovane, trovano un ragazzo, quel ragazzo di cui dicevamo prima, che scappò via nudo nella sera dell'arresto al Getsemane. Adesso lo trovano seduto sulla destra del luogo dove era deposto Gesù ed era vestito di una veste bianca, esattamente la veste che indossano i catecumeni ormai diventati neofiti nella notte di Pasqua o nelle altre celebrazioni. Riconosciamo dunque in quel ragazzo un catecumeno, un ragazzo che ha ricevuto l'annuncio del Vangelo chissà da chi nella storia della Chiesa e che adesso a sua volta annuncia, diventa tramite di salvezza, tramite dell'annuncio della resurrezione. Vedono quel giovane ed hanno paura, perché lì dentro, ecco, trovano qualcuno che non si aspettano. Mi è capitato in questi giorni che ho trascorso molte ore in cappella sopra, che quando saliva qualcuno per pulire mi trovava lì, si spaventava, che c'è la cappella lì sopra è vuota, come mai c'è qualcuno? Adesso quelle donne che entrano nel sepolcro hanno paura di quel giovane vestito con questa veste bianca alla destra del luogo dove era deposto il corpo del Signore, ma da quella paura giunge l'annuncio. Egli disse loro: non abbiate paura, non abbiate paura. Dio ha compiuto un'opera nuova, Dio ha resuscitato quel Gesù Nazareno crocifisso che gli uomini avevano ucciso. Adesso lui è risorto, non abbiate paura, è risorto e non è qui. Questo è il luogo dove l'avevano posto. Andate, andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea. Protagonisti non sono i personaggi gloriosi che conosciamo, gli apostoli, ma protagonisti di questa storia sono queste donne, una peccatrice e ammalata, perdonata e guarita, e poi questo giovinetto che ha cercato di stare accanto a Gesù nell'ora della sua croce, ha ricevuto la fede da questa vicinanza con il Signore, adesso è lui che dice di andare a recare l'annuncio della resurrezione a Pietro, all'anziano, al primo vescovo di Roma, al capo della Chiesa. Ecco le generazioni degli adulti che tante volte sono stanche, anche quelle dei pastori possono esserlo, e recano, ecco, ricevono un annuncio della resurrezione del Signore da parte delle donne e da parte dei ragazzi, come in questo caso questo giovane, ecco, che ha incontrato Gesù, ha fatto esperienza di lui e adesso dice: andate ad annunciare che lui è risorto e vi precede in Galilea, là lo vedrete come gli ha detto. C'è dunque una vita silenziosa che freme ancora nel cuore del Signore, e questa vita, questo annuncio, questo soffio, questa testimonianza ha attraversato la storia, ha attraversato i secoli e continua a raggiungere anche noi.
passa la scena di queste generazioni, passa la scena di questo mondo, le generazioni cambiano e passano, un giorno noi non ci saremo più, ma questo annuncio continuerà a viaggiare. Alle volte siamo increduli, ecco, della stessa fede, pensiamo che tutto dipenda da noi, dalla nostra mente o dalla nostra forza, ma consideriamo che fra 10, 15, 20, 30, 50 anni, 60 anni, fra 100 anni sicuramente non ci saremo nessuno dei presenti, forse ecco la piccola Beatrice o qualcun altro se diventa più di centenaria, ma l'annuncio del Vangelo continuerà a viaggiare, a raggiungere tutti quanti gli uomini. Non è qui dunque, è risorto e ci precede nella vita, ci precede in Galilea, ci precede nelle vie del quotidiano, nelle pagine inedite della storia, dove lui ci precede e ci accompagna, perché anche lì, anche noi possiamo recare al mondo e ai fratelli l'annuncio che il crocifisso non è qui, perché è risorto e si lascia incontrare in Galilea nella vita di tutti i giorni. Buona Pasqua, allora adesso vedo i vostri volti, prima vedevo solo ombre e mi rallegro di vedere tutti quanti voi. Auguri, buona Pasqua, Cristo nostra salvezza è risorto, alleluia, alleluia. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza della Chiesa. Invochiamo la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, su questo nostro fonte battesimale, perché coloro che da esso, in questo tempo pasquale, sempre rinasceranno a vita nuova, siano resi in Cristo figli adottivi. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi, San Michele, per noi, santi angeli di Dio, pregate per noi, San Giovanni Battista, prega per noi, San Giuseppe, prega per noi, santi Pietro e Paolo, pregate per noi, Sant'Andrea, prega per noi, San Giovanni, prega per noi, santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi, Santa Maria Maddalena, prega per noi, santi discepoli del Signore, pregate per noi, Santo Stefano, prega per noi, Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi, San Lorenzo, prega per noi, Sante Perpetua e Felicità, pregate per noi, Sant'Agnese, prega per noi, santi martiri di Cristo, pregate per noi, San Gregorio, prega
per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Sant'Alberto da Trapani, prega per noi. Beato Arcangelo da Calatafimi, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore. Da ogni male, salvaci, Signore. Da ogni peccato, salvaci, Signore. Dalla morte eterna, salvaci, Signore. Per la tua incarnazione, salvaci, Signore. Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua resurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo.
Infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua. Per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, colui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sorgenti delle acque, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Ed ora, fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel nostro battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Accendiamo tutti le candele in ricordo del nostro battesimo. Passate anche dietro. Cari fratelli, rinunciate a Satana. Rinuncio. E a tutte le sue opere. Rinuncio. E a tutte le sue seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia, e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno, alleluia, alleluia. Quanti giunge questa
Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della resurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Benedici il Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro Maria e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo, possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni, che in questa notte ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti, la luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte. Ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Vogliamo pregare per questa famiglia che stamattina ha perso la figlia Alice, perché possa essere ricolma della consolazione dello Spirito Santo. Preghiamo. Della vita, ascolta la nostra preghiera. Per i nostri presbiteri defunti in questo corso dell'anno vogliamo pregare. Ascoltaci, Signore, preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. E in questa notte santa vogliamo pregare veramente con forza per il dono della pace, che è un dono pasquale. Preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi tu e fa che al mondo noi possiamo essere segno d'unità. Noi ti lodiamo per la tua fedeltà, la tua bontà. Y no.
e fa che al mondo noi possiamo essere segno di unità. In te, Signore, rifugio noi troviamo, tu sei per noi via, vita e verità. Ravviva in noi la fiamma del tuo amor, con la gioia che tu solo sai donare. Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriamo, e fa che al mondo noi possiamo essere segno di unità. Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriamo, e fa che al mondo noi possiamo essere segno di unità. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, al valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accoglio, Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Gloria.
veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro Maria, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nella notte gloriosa della resurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, guidati dallo Spirito del Risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace il Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degna di partecipare alla vita eterna, ma soltanto una parola ed io sarò salvato.
per la comunione. Procediamo tutti dal fondo della chiesa percorrendo il corridoio centrale e poi ritorniamo ai nostri posti dai corridoi laterali. Anche coloro che sono sul matroneo scenderanno e faranno comunione dinanzi all'altare. Per i celiaci verrà distribuita la comunione dinanzi l'ambone.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore suo nome, alleluia. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato, alleluia. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore. Il mio Salvatore è il Dio di mio Padre, e io lo voglio esaltare. Cantiamo. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Adesso uscendo dalla chiesa ci scambiamo gli auguri, ci sarà anche una colomba, quindi ecco, senza avere fretta, andare subito a casa, tanto a messa ci siete andati oramai e domani siete liberi. Poi ripartirà ovviamente l'adorazione eucaristica perpetua subito dopo che ci scambiamo gli auguri appunto di Pasqua. E dalla settimana prossima ritornano le attività regolarmente, quindi il mercoledì sera le cellule di evangelizzazione e giovedì sera la preghiera di lode col rinnovamento nello Spirito Santo. Ricordo anche che giovedì poi alla messa delle 18 invitiamo i ragazzi di prima eucaristia e subito dopo facciamo le prove per la prima eucaristia che sarà nella domenica in albis al mattino. Chinate il capo per la benedizione.
In questa santa notte di Pasqua Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella resurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio della immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Prendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.